Grande effetto. Eccoci qua nella cucina del Grigio. Il Grigio Chef sono io. Come ingredienti semplici. Grande effetto. Oggi torta di rose. Cosa serve? 225 ml di latte intero, 50 g di lievito di birra, 4 cucchiai da cucina di olio di semi di girasole, 3 tuorli, un uovo intero, 550 g di farina manitova, un pizzico di sale, 100 g di zucchero e una bustina di vanillina. Per la farcitura 100 g di burro ammorbidito e 100 g di zucchero. Torta di rose o torta delle rose o come la chiami come vuole lei, comunque è una versione un po' più light, in quanto nell'impasto della torta non mettiamo il burro, quindi la facciamo un po' più leggera. Dunque, il latte l'abbiamo intiepidito 50 secondi. Mettiamo qui e facciamo sciogliere subito il lievito. Via con le uova, quindi la roba liquida prima mettiamo. Olio di semi di girasole, l'altro uovo. No. Questo lo mettiamo intero, agganiamo tutto. Iniziamo a mettere la farina, bocca, e iniziamo, tac, tac, ecco qua, zucchero, la vanillina, perfetto, spegniamo un attimo, aggiungiamo ancora un po' di farina, sì, qui lavoriamo di gancio, un po' di farina ancora, solo a questo punto mettiamo il pizzico di sale, perché il sale non va d'accordo col lievito, quindi il lievito lo facciamo proteggere dalla farina. Di qua mettiamo il sale, tutta la farina, e facciamo impastare. Direi che qua si torta, vediamo, la trasferiamo in questa più grande, perché questa poi raddoppia di volume. Esatto, copriamo con un panno e lasciamo lievitare per un'ora e mezza. Venga, venga, che guardiamo com'è. Oh, guarda che spettacolo. Guarda che roba. Bella, Facciamo la coperta ancora un po', che prima prepariamo la crema per la farcitura. Burro, lo zucchero, pianino impastiamo. Ecco qua, così, perfetta. Questa è la consistenza perfetta. Un po' di farina. Togliamo questa. Poi la spianiamo, mattarello, deve essere rettangolare, più o meno a spanne, due spanne e mezza, una roba così, Adesso prendiamo questa nostra crema di burro e la mettiamo tutta così, Adesso la arrotoliamo in questo modo, così. Ecco qua, perfetto. 7 rose, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ci siamo, dunque, una, tagliamo, la dobbiamo chiudere in questo modo sotto, e poi l'appoggiamo alla ciambelliera che abbiamo precedentemente imburrato. Ecco qua. Apriamo col panno e lasciamo lievitare ancora un'ora e mezza. Oggi guardiamo com'è. Sì? Perfetto. Vale, facciamo vedere in campo. Spettacolo. Adesso lo copriamo con la carta d'alluminio e la mettiamo in forno a 180 gradi per 50 minuti. Spettacolo. Guardi che roba. Un attimo. Adesso cerchiamo di non fare danni. Questo la giriamo così, tolgo questo, perfetto, guarda che bello, spettacolare, guarda qua, perfetto. Per questo punto cotto, speriamo. Non è mezza, sì.